Open Space, i nostri microfoni per dare spazio alla tua voce. Open Space, spazio di intrattenimento e di informazione in onda su Agoradio. E come ogni martedì sera l'appuntamento con Open Space per approfondire, conoscere quelle che sono i personaggi, le iniziative o comunque i movimenti che in qualche modo animano un po' il nostro territorio. Quest'oggi abbiamo veramente un gruppo molto numeroso che viene da Castelfidardo. Questa sera parliamo di Castelfidardo e di un gruppo che si è formato proprio attraverso il social network Facebook, e questa sera gli amici di Castelfidardo, che adesso vi presenterò, parleranno proprio di questo incontro che si è creato attraverso il social network, ma che si è concretizzato proprio attraverso delle iniziative che adesso poi vi annunceremo. Allora, io direi di iniziare a introdurre gli ospiti microfonati. Direi di iniziare da Ianula Malizia, che è qua con noi. Buonasera Ianula. Buonasera a te Luca e grazie per l'invito, e buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora, poi se vuoi presentare anche tu gli ospiti, perché io adesso così di viso viso la signorina non la conosco. Gli ospiti con il microfono sono Laura Francenella e Marco Cerioni Nisi. Marco Nisi, che conosciamo, volevo iniziare dal signore, visto che è, come dire, buona consuetudine. Allora, Ianula, stavo dicendo che questa iniziativa nasce proprio da un gruppo che si è formato attraverso Facebook, appunto di tutti coloro che hanno le tradizioni, le radici castellane. Questo gruppo si chiama O Neni Sei de Castello Se, no? Sì. Quando si è formato questo gruppo su Facebook? Questo gruppo si è formato in seguito a una moda che esplosa un po' in tutta Italia e ha avuto origine dall'unione di due gruppi che inconsapevolmente, quasi contemporaneamente, si erano venuti a creare sul mondo digitale. E alla fine è rimasto il primo che si era formato, che è O Neni Sei de Castelfidardo Se. Diciamo che i fondatori sono Alessandra Guglielmi e Luca Kovac, che salutiamo, insieme a tutti gli amici che ci hanno sempre fatto compagnia su questo social network. E noi abbiamo iniziato a muoverci nel mondo digitale accettando le richieste di amicizia o richiedendole. Poi ci siamo ritrovati tutti in un mondo virtuale. Diciamo che possiamo distinguere queste due dimensioni tra offline e online, cioè in un certo senso possiamo definirci, per chi mastica un po' il linguaggio del web, 2.0. web 2.0, che poi può sembrare un mondo più reale di quello reale, però questi gruppi poi fanno nascere delle amicizie vere e si passa quindi alla modalità offline, come abbiamo fatto noi, ma anche tanti altri degli amici di ONENI, perché diciamo che hanno organizzato una bellissima festa, che è la festa del 1° maggio. Poi siamo arrivati noi, che ci eravamo già incontrati in maniera reale grazie all'invito di Laura, che ci ha ospitato in un luogo molto suggestivo di Castelfidardo, che è il Palazzo delle Esposizioni, dove c'è una bellissima fisarmonica gigante. E all'inizio ha messo questo post sul gruppo invitando chi fosse interessato a realizzare il video Happy. Brevemente è un video a cui hanno lavorato un po' che è ancora in mondo. Ancora il nostro, sì, noi siamo arrivati in una fase in cui già sulla piattaforma web 2.0 di Pharrell Williams sono presenti tantissimi video anche di tante città del mondo, anche la città di Osimo, mi sembra, no? E quindi noi ci siamo incontrati e poi si sa che i gruppi non si improvvisano ma si costruiscono giorno dopo giorno. Ci siamo conosciuti un po' meglio ed è venuto fuori che questo gruppo è un gruppo ricco di grandi talenti, di vocazioni. Ognuno ha una parte
importanti, questo bellissimo progetto ed avventura, poi si sono aggiunti altri c'è altri una amici. Certa armonia, c'è una certa sinergia tra i vari personaggi sì, che sì, animano perché... il gruppo, no? Perché magari uno ha competenze, ha come dire, certo, delle sì, sì. Doti artistiche in un verso o in sì. un altro, no? Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi un team di professionisti, perché abbiamo tutti, non so, per chi non conosce il progetto Happy e quindi l'animazione e la registrazione nella propria città, nei propri luoghi, tramite flash mob, danza o cose improvvisate tra le persone che passano sulla canzone e sulla sì. melodia di Happy di Pharrell Williams. C'è da dire che il progetto che si fa ci si lavora prima, quindi anche le cose più semplici poi diventano naturali, ma c'è sempre un lavoro dietro. Anche Osimo credo che ci ha avuto il suo bel da fare, no? Beh, noi abbiamo così, grazie anche a Lino e Massimo che questa sera sono qua per le riprese, anzi volevo anche annunciare che poi questa intervista la diciamo proietteremo anche attraverso YouTube, e quindi potrete poi farla vedere a tutti gli altri del gruppo e quindi rimarrà anche questo ricordo. La cosa che volevo rimarcare, Janura, era proprio l'aspetto invece relativo alle tradizioni, al dialetto, perché credo che questo sia un elemento importante, cioè Castelfidardo ha delle tradizioni da un punto di vista dialettale abbastanza rinomate. Abbiamo avuto in radio personaggi come Davide Bugari, Paolo e quindi in qualche maniera Maurizio Casarola che salutiamo sì, sì. E quindi c'è stata come dire un ritorno a riscoperta proprio dei termini delle forme dialettali che in qualche maniera ovviamente nei giorni nostri si è un po' persa, no? Lo slang dialettale. Questi gruppi come quello che è nato a Castelfidardo o Nenisaide Castelfidardo Se si ripropongono proprio questo, la riscoperta delle tradizioni e delle memorie che il web, il 2.0 nasconde e fagocita nei server. Diciamo che le memorie vengono in un certo senso nascoste e le persone tendono ad affidarsi alle ricerche sui motori di ricerca. Invece questi gruppi hanno il privilegio e la capacità di ricollegare la memoria nelle persone e ripescare quindi nella loro infanzia, nei loro ricordi più reconditi, i vecchi linguaggi. Io personalmente posso dire, ho frequentato moltissimo Osimo per motivi di lavoro, ma mi sono stupita quando mi tornavano alla mente dei termini così legati alla comunità di Castelfidardo, così particolari, identificativi, che poi come tutti i dialetti si sa che risalgono direttamente dal latino, non sono mediati, quindi sono più spontanei, più veri, legati alle cose quotidiane. I vecchi giochi, le esperienze negli oratori, i giochi all'aperto nelle piazze. Questo gruppo ha avuto diciamo che uno lato più positivo è proprio la riscoperta di queste memorie che si sono trasmesse poi tra gli ospiti analogici e quelli digitali. Cioè io parlo di differenze generazionali, perché noi qui possiamo definirci analogici prestati al digitale e quindi comunque veniamo da un'esperienza precedente, però ci sono tanti giovani che magari tramite le nostre scoperte, i nostri post di quelli degli amici del gruppo hanno potuto attingere a questa sorta di memoria e da lì si è sviluppata una grande energia che ha coinvolto anche noi, questo gruppo, per fare le registrazioni per il video di Happy. Ci siamo organizzati grazie ai talenti presenti nel gruppo in maniera naturale, quindi il gruppo si è incamminato e si è modificato in maniera dinamica con gli incontri e le registrazioni, perché abbiamo Roberta Camilletti che ha curato tutte le coreografie. Lei viene da un'esperienza pluriennale nel campo della danza, quindi è una persona che ha prestato la sua professionalità adattando in maniera diciamo magistrale le sue competenze un po' di alta
insomma, voglio dire, il ballo happy alla fine uno può pensare, beh, basta che ti muovi, ma non è così semplice, perché coinvolgere e far muovere una moltitudine di persone eterogenea che magari ha competenze le più disparate, non è stato facile, però insomma grazie alla sua professionalità ci stiamo riuscendo. Marco Nisi con le riprese. Ecco, io volevo intervistare, sì, fare una domanda anche a Marco, visto che... Aiuto! No, no, perché... Buonasera a tutti innanzitutto. Marco, perché io ti penso spesso, perché frequentando siamo... Con Roberto siamo molto amici, quindi mi riporta tutte le esperienze. E dico, ma Marco ha tutta questa pazienza a seguire in orari impossibili, la mattina alle 5. Cioè, questi ragazzi, lo dico anche ai nostri ascoltatori, hanno fatto delle riprese anche in condizioni, come dire, estreme, possiamo usare questo termine. Ma guarda, la ricchezza del gruppo è che, il nostro è un gruppo improbabile, cioè ci siamo ritrovati stranamente con tutti competenze diverse e in simbiosi per il progetto, ma in maniera proprio improbabile, cioè e ci conosciamo poi di vista tutti quanti. Però di fronte al tavolo per programmare queste cose, la cosa è venuta estremamente naturale. Non ci siamo trovati in difficoltà, facciamo le 5, facciamo il flash mob in piazza, invitiamo questo gruppo, invitiamo quella ragazza. Cioè, sono cose che sono venute estremamente in maniera naturale. Quindi le difficoltà a quel punto non ci sono mai state, quindi né tecniche né organizzative. È stata una cosa spontanea. Spontanea, no? Spontanea, quindi sembrava che aspettassero noi. Beh, questa evento, insomma, del video happy credo che abbia effettivamente contagiato un po' tutta la città di Castelfidardo, e quindi adesso aspetteremo poi di vedere il video finito. Quindi adesso non so quando verrà presentato, se avete già deciso il lancio, una data probabile. Si sta discutendo il modo, diciamo, più simpatico per proporlo, non diciamo in maniera così nascosta e certo, in silenzio, anche perché tutto lo stiamo facendo con estrema diciamo giocosità, giovialità, confusione, ironia. Il lato tecnico è molto andato in secondo piano, perché il soggetto principale è Castelfidardo, valorizzando le persone, e quindi praticamente il lavoro che ci sarà dietro sarà molto semplice, perché è tutta una questione di organizzazione, solo quello là, combaciare il momento, il posto e le persone, solo quello lì la cosa difficile. Per il resto deve essere una cosa che la musica vince, la tecnica e il ritmo dalla musica stessa, insomma, ecco. Bene, quindi aspetteremo adesso, poi tanto ci terremo in contatto, e quindi accoglieremo poi l'evento del video happy quando verrà presentato alla popolazione. A Laura Francinella, che invece non ha parlato mai, che vorrei sentire la voce. Buonasera a tutti. Visto che sei una delle anime del gruppo, vorrei capire tu che ruolo hai. Allora, io praticamente ho chiamato tutti a raccolta. Sei quella che ha fatto la donata, insomma. Allora, era fine aprile, allora era qualche mese che già io vedevo questi video di happy che venivano fatti in varie città, New York, Sydney, Parigi. E allora, guardandoli, ho detto, beh, sarebbe interessante se pure Castelfidardo facesse un video e attraverso questa canzone, che è conosciuta a livello internazionale, facesse vedere le proprie bellezze, quindi i propri scorci, e allo stesso tempo valorizzasse proprio le persone di Castelfidardo. E quindi ho lanciato questa idea a fine aprile, appunto con un post sul gruppo. E niente, ho detto ci vediamo alle 11 al palazzo, chi vuole prendere parte. E com'è andato questo appuntamento? Quanta gente è venuta? Allora, al primo appuntamento ha partecipato subito Roberta, che è la nostra coreografa, e poi Cristina Mazzocchini, che questa sera non c'è. Però che fa parte del gruppo. Sta male, la salutiamo. Ciao, esatto, Cristina. Esatto, infatti, ciao. La salutiamo. Ciao. Torna presto. Esatto, poi c'era Ettore Barletta quel giorno, poi credo di aver detto tutti quelli che erano con noi. E quando vi siete incontrati presentati? Poi dopo niente, praticamente ho aggiornato sul gruppo e ho detto ci siamo incontrati in questa data, la prossima riunione è in quest'altra data, e sono arrivate altre persone che
ugualmente volevano entrare a far parte di questo progetto e la cosa è andata avanti. Quindi sei la coordinatrice in qualche maniera, quella, la persona che ha avviato un po' questa, questa riunione. Io ho dato il via. Il via, cioè, lo starter. Poi devo dire, che il progetto cioè, è possibile solo perché siamo una squadra, sennò non sarebbe stato possibile. Ma in questa squadra, no, perché io faccio parte anch'io di un gruppo, siamo associati, quindi c'è sempre bisogno di un coordinatore, un referente, uno che in qualche maniera deve avere il pugno. Chi è che in qualche maniera stringe... Allora, devo dire che c'è anche, in mano c'è anche un'altra persona che è Carlo Zenobi, che è dietro me. Che non voleva parlare, ma io sto cercando in tutte le maniere. Allora, Carlo è colui che in qualche maniera è la persona di autorità che riesce poi a mettere in riga. No, non è vero, buonasera a tutti. Ho solo la nomea. Non è vero. All'inizio ho fatto un po' il galletto, poi in realtà mi hanno cucinato loro. C'è bisogno di mettere un referente, dice, ci mettiamo Carlo. Esatto. No, ogni tanto ti fai sentire. D'orecchio a destra, a sinistra, e la cosa è andata avanti. Ecco. Senti Carlo, sì. Visto che tu sei quello, insomma, sembra la figura più seria, diciamo che abbia... Molto più seria. Molto seria, insomma, quindi mi devi fare qualche nome, perché io già vedo dei visi che già... Allora, ma chi è del gruppo che è più il cacciarone, quello che disturba? Allora, purtroppo è già nome, però non posso fare... Purtroppo è mezzo sangue, presente qua... Questa sera si chiama Michele Napoli. Miguel per gli amici. Detto per gli amici Miguel. Miguel è la persona che è più cacciata. È lui che più cacciata. Pensavo Daniele, guarda. Invece... Poi a questo gruppo, con l'evento del 22, del 22 giugno, che si è praticamente fatta questa festa in piazza, abbiamo chiesto l'aiuto di alcune persone. In particolare cioè quelli che stanno qui stasera E poi sono quelli di più disparte, non ho capito perché sono in disparte, prego avvicinatevi ragazzi, venite. Alessandro Berti in arte Alex. Alessandro Berti che poi potrebbe fare l'intervista a lui adesso. Io ho preso il posto perché sono padrone di casa, però Alessandro l'ho sentito, è oltre a un cantante anche un buon animatore, quindi vero Alessandro? Buonasera a tutti, ciao Luca. Ciao. Alessandro. No, dicevo, hai detto buon cantante e buon animatore. L'inizio è grazie, buono. L'inizio è ottimo. Dopo arrivano le mazzate. No, Alessandro, no, devo dire, tu sei del gruppo, quindi è quello che sì, in qualche maniera. Sono stato contattato dai ragazzi e sono stato felicissimo di partecipare a questa giornata del 22, che poi fin dei conti ho dato un piccolissimo contributo, diciamo, quel giorno, sennò loro avevano già organizzato tutto e tutto quanto, sennò che sono in un altro paio di riprese, diciamo, mi sono trovato lì ed è stato veramente veramente bello. Io quello che ho pensato di questi appuntamenti EPI, più della giornata, diciamo, proprio del 22, è stato quello che ha creato l'EPI, gli altri 20 appuntamenti fantastici che ha creato, cioè è andato con mano a toccare delle bellissime realtà castellane. Questo qui secondo me è il vero valore dell'EPI, più del video, diciamo, finale che sarà, per questo anche, per il mio punto di vista. Anche io lo penso. Dal mio punto di vista è questo, è stato bellissimo quegli appuntamenti in delle, diciamo, anche io mi ricordo una domenica al monumento, il parco della rimembranza a Castelfidardo, con i ragazzi disabili del Follero, ed è stata veramente una cosa emozionante. Mi ricordo quando sono andato sulle scale che ho visto sto entusiasmo pazzesco di questi ragazzi, cioè è stato veramente una cosa eccezionale, cioè, e questo sono cose che vai a toccare con mano, delle realtà che tante volte uno non, cioè, lo sa e magari dice ma quando le vedi dopo è totalmente un'altra cosa, cioè sono ragazzi veramente pieni di entusiasmo ed è stato veramente il merito solamente di loro che sono riusciti a richiamarli in un contesto del genere, secondo me. Hai ragione, credo che proprio in fondo
Sì, il video sarà il finale un po' dell'opera. Sì, vabbè, devi tutto, dare. Esatto, tutto tutta l'opera, tutta le iniziative che hanno coronato un po' il video stesso, credo che in qualche modo hanno risvegliato delle sensibilità. Sì, io vorrei anche riportare un pezzettino del discorso che ha fatto il Don, lo chiamo Don, il Don, ma Don Bruno quel giorno, il 22, sì, in piazza Castelfidardo, che diceva. C'è il fatto di ripartire dalla gente, dall'ombelico della terra. L'ombelico della terra sono la gente è quella più, noi magari in difficoltà, però la gente in ombra. Cioè, è stato forse questo è il successo di questi primi due eventi a Castelfidardo. Cioè, il vero successo è stata la partecipazione delle persone, creare, cioè veramente le persone che si sono sentite protagoniste dell'evento, più degli organizzatori o di quello che sia stato, che ovviamente c'è il lavoro dell'organizzazione, c'è, per carità, nessuno toglie meriti o altro, però il vero merito importante è stata la gente che ha dato fiducia alle persone che hanno organizzato facce, poi diciamo anche totalmente di fuori, nuove diciamo, sì, di fuori di qualsiasi tipo di organizzazione o di feste o di cose diciamo simili. Assolutamente, credo che io domenica 22 giugno sono stato in Piazza della Repubblica proprio a seguire questa cosa, e effettivamente si è creata questa atmosfera che ha contagiato probabilmente sia parte il gruppo che ha dato, come dire, della vivacità, dell'allegria in un luogo dove magari certamente non è che c'è grande animosità, no? Quindi magari una domenica pomeriggio, insomma, è stata una domenica pomeriggio diversa, esatto. Per Castelfidardo è stata una domenica pomeriggio, quindi questo scuotere, muovere un po' gli animi, credo che faccia bene proprio anche alla città stessa. Io spero, mi sembra che Castelfidardo si stia respirando, io lo so se solo il mio punto di vista oppure anche tutti gli altri, ma un clima veramente diverso da 7-8 mesi a questa parte, e credo che la strada presa dalla gente di Castelfidardo sia veramente la strada giusta, cioè ritrovarsi un po', diciamo, insieme per qualcosa di bello, che poi alla fine adesso si parte dalle feste, ma può essere dopo, può arrivare, diciamo, anche si arriva anche alle cose serie, quando sei insieme c'è anche un momento, diciamo, di grande difficoltà che c'è, diciamo, in Italia, cioè può essere d'aiuto sto essere, diciamo, su questa aggregazione delle persone, insomma. Beh, credo che sia proprio il lato positivo dell'essere, della socialità, visto che parlavamo dei social network, che è virtuale, questa trasposizione a livello sociale proprio nelle città, in ogni città dovrebbe in qualche maniera scaturire un po' queste iniziative che coinvolgono i giovani, i meno giovani, coloro che hanno voglia di partecipare, di fare. Sì, che ha voglia di fare qualcosa, ma infatti credo che tutti e due i gruppi, sia quelli del anche perché il primo maggio sono partiti, diciamo, da 13 persone, ma ci sono stati dei fantastici collaboratori che senza di loro, cioè, la festa non sarebbe andata avanti, anche perché ci siamo trovati lì 2-3 mila persone quel giorno, cioè, quindi è stata una cosa molto... Posso intervenire? Vai. La persona più bella è stata Don Bruno, perché la mattina pioveva. Sì, quella è stata una... Anche lì lo richiamavo in casa un'altra volta, perché quel giorno era stata veramente una tragedia, Luca. Ricordo. Alle 8 della mattina si è messa a piovere, faceva veramente un polvero. E riparavamo all'azienda agricola giù da mai. Adesso me ne sciolgo un attimo, parliamo pure un po' in Castellà, che sta anche, certo. Sta anche carino. È più spontaneo. E mi ricordo pioveva come un matto. Io c'avevo tutto l'impianto montato, le cose montate, che c'è, cioè, dove sono tutti i gruppi, diciamo, storici di Castelfidardo. L'impianto coperto da sti teli. Arriva Don Bruno e va verso sto campo, lo vediamo andare in mezzo, la alza. Alle 10:30 c'è stato il sole, scottava, che metteva paura. Sembra una parabola. È la parabola di Castellà, è diventata questa, cioè, veramente. Il miracolo. È la parabola di Castellà. Il miracolo del campo di Zagaglia, come possiamo chiamarlo? Non lo so. Magnaterra. È uguale. Giù per la Pescara. Però c'era anche il Cade Zagaglia, mi ricordo una volta. Me l'ero confuso io. Vabbè, Magnaterra. Non vogliamo raccontare la storia del cane di Zagaglia. Non è affatto una bella fine. Qualcuno me lo chiede sempre, ma che fine ha fatto il cane di Zagaglia? Beh, insomma, vabbè, per i castellani è noto. Vabbè, ricordiamo soprattutto l'urlo finale del cane di Zagaglia. Ha fatto sto... E Alessandro, tra l'altro, che avevo piacere poi di invitare, è stata la prima persona che ho contattato proprio domenica 20 giugno, perché volevo innanzitutto fargli i complimenti per una realizzazione, ha realizzato questa
questa canzone che secondo me potrebbe entrare nelle classifiche di vendita. Ah. Se la possiamo lanciare, io la manderò adesso a 105 con gli amici. Adesso io, Luca, ci tengo a dire sulla canzone, ci tengo a dire una cosa sempre a precisare. Sì. Io la chiamo la canzone dei Castellani, perché è vero, la canzone l'ho scritta io, però ho preso le parole di Onini Saide Castello, ho preso le parole più belle che mi sono piaciute, quindi è una canzone secondo me scritta da tutti i Castellani, e questa è una cosa che è per me molto importante, perché sì, io dopo ho messo la musica, ho messo quello che potevo fare a mio modo, il lavoro però, finale però sono le parole, diciamo, di quel momento, diciamo, fantastico tra febbraio e marzo, in cui, diciamo, l'Onini Saide Castello andava a bomba, dove tutti scrivevano cose bellissime, ricordi di infanzia, ma anche parole, cioè qui te ne leggo solo una, cioè, della canzone, ragazzi, mi ricordo: se ci vuoti Spiranelli, che sarebbe il Morbillo, se te sentor con i budelli, se scriveva di tutto, se scriveva. Io l'unica cosa che non sono riuscito a capire chi era il caffè, dove andavi a prendere il caffè. Nazaré era un vecchio barista di Castello, buon'anima, si dice, di Nazaré. Io non era, ho saputo. C'aveva il bar in piazza. Ah, in piazza? Sì, sì. Ah, allora, perché... È un vecchio... anche detto Peppone si chiama. Peppone, non ho mai sentito. È stato il barista storico amato di Castelfidardo, diciamo, uno dei più amati. Cioè, teniamo anche a dire che qualche nome messo sulla canzone è solamente per puro rispetto e onore che sono stati De Castello, sta gente. Ne abbiamo messi, perché viene nominato Nazaré, Sopra, Franco. Dallo Zozzo. Dal Zozzo, dal Bozzo, cioè su tutta gente che... C'era anche Schizzopo, io pensavo di Schizzopo, cioè, non c'entra, la prossima famo solo una canzone, solo Schizzopo, famo, basta. La chiamiamo... A questo punto è venuto il momento di salutarci e ringraziare ovviamente tutti gli amici che sono intervenuti del gruppo Onini Saide Castello, e quelli che stanno organizzando il video epic. Adesso ovviamente seguiremo anche questo in prima persona. Vorrei ringraziare quindi Laura Francenella, Yanuna Malizia, Marco Nisi, Carlo Zenobi, Michele, Daniele, insomma tutti quelli che in qualche maniera sono intervenuti, e soprattutto Alessandro, che si è così impegnato anche nel coro e nella realizzazione di questa canzone che noi adesso speriamo, insomma, di poter avere, insomma. Benissimo, bella anche questa iniziativa. Ecco, con questo vuol dire che la sirena, che il tempo è scaduto. Bene, grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie Luca, grazie a Corradio. Open Space, i nostri microfoni per dare spazio alla tua voce. Open Space, spazio di intrattenimento e di informazione in onda su Agoradio.